La squadra del GS Giovinazzo Calcio A5 è una splendida realtà del campionato di Serie B. Una squadra dura a morire, infatti, quella biancoverde, è capace di straordinarie rimonte. La vetta della classifica attualmente dista soltanto un punto, ma il Giovinazzo ha già battuto entrambe le capoliste, Barletta e Isernia. Tra i tifosi c'è grande entusiasmo e nella nostra città, insomma, è sempre più GS Mania. Ai nostri microfoni, per questa nostra prima puntata di questa nostra nuova rubrica, abbiamo uno dei trascinatori del team giovinazzese, cioè il bomber Nicola Cutrignelli, che l'anno scorso era in prestito, quest'anno invece è a titolo definitivo nella squadra biancoverde. Finora, pensate un po', ha realizzato ben 13 gol in 7 partite. Allora, Nicola, ti aspettavi un simile inizio di stagione della tua squadra? Devo dire che comunque la squadra è stata costruita in modo da poter stare nelle prime 5 del girone, cioè della prima fascia. Oddio, non ce l'aspettavamo di fare tutti questi punti così con grandi squadre che sono partite per vincere il campionato. Noi giustamente ci giochiamo la nostra rapidità, il nostro gioco che ci insegna il mister Chereghin. Ovviamente noi cerchiamo di metterlo in campo e finora, per fortuna, stiamo riuscendo a fare più punti possibili. C'è qualche rammarico, però per adesso stiamo andando, penso, più che bene. Cosa scatta in voi prima di dare avvio alle grandi rimonte a cui ci state abituando? Deve essere un'abitudine, perché comunque non sempre è bello rimontare partite, sì, per il pubblico, per la gente a casa, è tutto wow. Fai una rimonta, però non è sempre bello. Non ci può andare sempre bene, ecco, sì, perché comunque per adesso siamo riusciti a fare questa rimonta, che comunque è importante, ripeto, però non deve essere un'abitudine. Fino ad ora i risultati stanno venendo anche facendo delle rimonte, però meglio chiuderle prima le partite, forse studiamo qualcosa in meno. Ti senti un po' il Remida delle punizioni? Questa è una bella domanda. Niente, io calcio come so calciare, alle volte va bene, alle volte va male, però quest'anno sta andando più che bene. Speriamo. Quando non arrivano i tuoi gol, arrivano le deviazioni anche sui tuoi tiri. Meglio, per fortuna sì. Ti ripeto, io calcio come so calciare. Punto la porta, cerco di prendere lo specchio e di mirare soprattutto un angolo. Poi o per deviazione o per bravura, un po' per fortuna, il gol arriva, che è la cosa più fondamentale. Vuoi lanciare un appello al vostro sesto uomo in campo, cioè il pubblico, in vista del prossimo impegno casalingo contro il Chaminade Campobasso? Beh sì, il nostro pubblico è fantastico, nelle prime 6 partite, 7 partite ci ha seguito dappertutto e ti dico la verità, è una spinta in più. Ricordo la partita con l'Isernia, stavamo sotto di 2 gol, ma con la loro forza, con le loro grida, con il loro entusiasmo che quest'anno penso non si vedeva da molti anni a Giovinazzo, ed è bellissimo soprattutto essere citato dalla gente dalla tribuna, sentire il proprio nome o soprattutto, dico in generale, il Giovinazzo per noi è molto importante, quindi spero che ci siano sempre più vicini possibili in modo che noi possiamo garantire più vittorie possibili e arrivare nei nostre prime 4 posizioni, perché voglio ricordare che siamo stati costruiti per arrivare alla Final 8, quello che l'Antonio Carlucci, il nostro presidente, ha chiesto fin dall'inizio del campionato. Ora ci troviamo secondi a un punto dalla vetta, però voglio ricordare, come giusto che sia, che noi non siamo stati costruiti per vincere il campionato. Ovviamente noi stiamo lì, quindi, come si dice a Bari, balliamo, però cercheremo di fare più punti possibili e arrivare a
qualificazione della Final Eight, che è la cosa più fondamentale. Quindi chiedo al pubblico, soprattutto anche sabato, perché non è una partita da sottovalutare, anzi è una partita dove devi giocare, anzi forse più di tutte le altre partite, non sottovalutare l'avversario anche se è di seconda fascia. Quindi le occasioni che dovremo avere, dovremo chiuderla subito la partita, in modo da poter portare i 3 punti a casa e dare la gioia ai nostri tifosi. E allora, grazie a Nicola Cutrignelli. Sabato prossimo, 12 novembre, ore 16, tutti al Pala Pansini a tifare per il GS Giovinazzo Calcio a 5.